Nella seduta del 16 aprile il Consiglio regionale ha nominato Bruno Mellano garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e ha approvato una norma che porta a 5 il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'IRES e dell'EDISU. Una festa della liberazione con venature jazz attraverserà la città di Torino venerdì 25 aprile. Alle ore 15.30 al Museo della Resistenza la Big Band Theory. Alle 18 in Piazza Castello, Trovesi all'opera con Profumo di Violetta e alle 21 spettacolo con Daniele Sepe, un trot jazz fraction. Fino al 12 giugno presso la Biblioteca della Regione Piemonte la mostra Buon anno con i Carabinieri, i calendari storici illustrati. L'allestimento curato da Guido Masera propone l'intera collezione dei calendari storici dell'Arma dei Carabinieri dal 1928 ai giorni nostri. Inaugurata la seconda edizione della rassegna Vitrine alle radici della democrazia, con esposizioni di opere di giovani artisti a Torino, Palazzo Lascaris, alla GAM e al Museo Diffuso della Resistenza, ad Alba e a Verbania Fondotoce. 32 consigli comunali dei ragazzi di 6 province del Piemonte si sono dati appuntamento a Vicoforte per partecipare al primo raduno regionale organizzato dall'Assemblea Legislativa del Piemonte. Sino ad ottobre a Consigliole Saluzzo nel nuovo centro Miche Berra per l'arte del Novecento è visibile la mostra Arte e Resistenza, con opere della collezione Berra, disegni di Luigi Carluccio e Renzo Biason e 6 dipinti della collezione del Consiglio regionale del Piemonte. Studenti vincitori del concorso di storia contemporanea promosso dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione sono stati in viaggio studio a Trieste, alla Risiera di San Sabba, alla Foiba Carsica di Basovizza e al Sacrario Militare di Re di Puglia.